Il prezzo di attacco è di poco inferiore a 90.000 euro, un concentrato di BMW e di tecnologia a forma di ammiraglia, in sostanza la nuova BMW Serie 7. La BMW Serie 7 è arrivata alla sesta generazione e, come ogni volta per i principali marchi di alta gamma, la presentazione della ammiraglia è ben più di una normale presentazione. Spesso il momento coincide con il principio di un nuovo ciclo stilistico e tecnologico presentato nella sua veste più pregiata, senza contare che il mercato del lusso è stato e continua ad essere un settore in ottima salute e perfino in crescita. Il segmento premium è un segmento che è tornato a crescere anche in Italia e quindi questo ovviamente ci apre delle prospettive di mercato interessanti, e in altri paesi invece si confermano prospettive di mercato interessanti. L'anno scorso è stato un anno record per il gruppo e anche Rolls-Royce ha raggiunto delle performance record, e crediamo che quest'anno ci sia uno sviluppo che si può confermare positivo. Sicuramente vetture come la Serie 7 sono vetture molto importanti, sia perché danno un'immagine di marca molto forte, perché introducono delle novità tecnologiche di stile e di materiali e di motorizzazione, e perché ci consentono di essere presenti nei mercati che ovviamente hanno delle performance dal punto di vista numerico importanti con la vettura giusta. Basti pensare che l'attuale generazione di Serie 7 trova nella Cina il suo mercato principale col 48% e il secondo mercato sono gli Stati Uniti con il 19%. Quindi ovviamente avere prodotti in questa fascia è molto importante e dà una ricaduta significativa anche su tutto il resto della gamma. Per una volta, al centro dell'attenzione non possiamo mettere motori, allestimenti o dispositivi elettronici sofisticati per concedere il giusto spazio ad un'importantissima novità. Il riferimento è al telaio Carbon Core. La base di sperimentazione sono state le elettriche i3 e i8, su cui ha mosso i primi chilometri sull'asfalto la struttura realizzata con un mix di fibre di carbonio, alluminio e acciaio ad alta resistenza. Una soluzione in grado di abbattere il peso della vettura anche di 130 kg rispetto al modello precedente, peraltro con la garanzia di una maggiore rigidità torsionale, ancora una volta a vantaggio della precisione e del piacere di guida. Quello che abbiamo studiato e applicato in termini di fibra di carbonio e di materiali leggeri e riciclati sui 3 i8 adesso ha una positiva ripercussione su tutta la gamma. La Serie 7 ne è una testimonianza. Grazie all'uso appunto di questi materiali leggeri, questa generazione ad esempio pesa 130 kg in meno rispetto a quella precedente. Questo vuol dire ovviamente possibilità di fare dei design differenti, ma ovviamente questo ha anche un benefico impatto sulla dinamica e sulle performance di guida, e si traduce in ultime analisi anche in consumi ed emissioni più sostenibili per questa vettura. Prima di arrivare al reparto motori, bisogna quantomeno citare le sospensioni ad aria con Dynamic Damper Control di serie su tutta la gamma e le barre antirollio elettromeccaniche predittive in grado di variare la propria risposta in base alle condizioni della strada. Tutto questo integrato con la versione 2.0 dell'Integral Active Steering e le quattro ruote sterzanti. Ma con la nuova Serie 7 arrivano anche alcuni dispositivi pressoché inediti, come il sistema Driving Assistant Plus, comprensivo di assistenza al controllo della traiettoria, prevenzione di collisione posteriore, allerta per il traffico trasversale e protezione attiva anticollisione laterale, che consentono di sfruttare la guida assistita in colonna anche fuori dalla città, e il sistema Remote Control Parking, controllabile attraverso la nuova chiave display. Questa generazione introduciamo tante novità, quelle che sono più eclatanti sono il gesture command, che consente di regolare alcune funzioni di bordo come il volume della radio, piuttosto che le telefonate in ingresso, quindi con semplici movimenti è possibile accettarle o rifiutarle, piuttosto che altre funzioni che possono essere programmate attraverso una telecamera infrarossi che all'interno riconosce i movimenti della mano e aiuta
a gestire queste funzioni, piuttosto con la chiave telecomando che abbiamo, che consente di parcheggiare la vettura stando fuori dalla vettura stessa. Questo agevola nei parcheggi stretti, pensiamo tante volte negli aeroporti piuttosto che nei garage, senza dover fare manovre per uscire poi dalla vettura difficoltose, ma invece semplicemente stando fuori dalla vettura, posizionandola in modo corretto e poi lasciando che sia la vettura a completare la manovra di parcheggio a 2 km/h, e allo stesso tempo è possibile richiamarla in uscita e in modo tale poi da salire a bordo in modo più agevole. Quindi questo sviluppo tecnologico ci consente veramente di aumentare il piacere di guidare quando si è a bordo e aumentare anche la fruibilità della vettura standone anche fuori talvolta. Tra le dotazioni a pagamento, di grande impatto estetico è l'Executive Lounge Seating, sedile con poggiapiedi dietro il passeggero anteriore, che ha 9 cm di corsa in più per garantire il massimo comfort al fortunato passeggero. Almeno per ora, le varianti diesel sono 4. Si parte dalla 730 diesel, proposta anche in versione limousine e a trazione integrale. Il motore è sempre lo stesso, il 3000 6 cilindri da 265 cavalli e 620 Nm di coppia. Più avanti arriverà anche la variante da oltre 300 cavalli e forse anche quella con 3 turbine da circa 400 cavalli. Quanto ai benzina, si parte dalle 740i, anche in versione limousine, con il 3000 turbo da 326 cavalli e 450 Nm e la 750i X-Drive, proposta anche in versione allungata, con il 4004 V8 turbo da 450 cavalli e 650 Nm. A completare la gamma anche la prima ibrida plug-in di BMW, destinata alla grande produzione. È stata denominata 740e ed è spinta da una 4 cilindri a benzina da 258 cavalli e da un motore elettrico da 95 cavalli. Ricaricabile alla rete elettrica di casa, la vettura può percorrere quasi 50 km con un litro. Il marchio BMW recentemente si è lanciato nel mercato delle monovolume, sfoderando la serie 2 Active Tourer e la variante a 7 posti Grand Tourer, per sfidare il marchio della stella a 3 punte che per troppi anni l'ha letteralmente fatta da padrone, prima con la classe A ed ora con la classe B. Mercedes così ha deciso di ricambiare la cortesia, portando in listino la Mercedes GLE Coupé, diretta rivale della sportivissima BMW X6. Il profilo e i tratti estetici in generale sono molto aggressivi e senz'altro poco adatti a chi voglia sentirsi elegantemente discreto. Un'auto eccessiva, una dimostrazione di status, con il classico padiglione che digrada velocemente verso la coda e un posteriore largo con fari a sviluppo orizzontale, proprio come quelli della X6.
proposta nelle varianti benzina e diesel con potenze comprese fra 258 e 367 cavalli e in abbinamento alla trazione integrale 4MATIC, oltre al cambio automatico 9 G-Tronic, la nuova Mercedes GLE Coupé ha dimensioni di 4,90 m di lunghezza, poco più di 2 di larghezza e un'altezza di 1,73 m. È proprio così, perché noi abbiamo in realtà per un obiettivo di chiarezza annullato i precedenti nomi. Quindi noi abbiamo oggi 5 classi che sono la S, la E, la C, la A e la B, che sono come un po' le categorie degli alberghi. E su queste costruiamo le varie tipologie di automobili. Quindi nel caso dei SUV abbiamo il suffisso GL con la G della nostra off-road dura e pura, che precede la lettera della classe. Quindi abbiamo GLA, GLC, GLE, GLE Coupé. In questo caso praticamente, quindi abbiamo abbandonato quello che per noi era un asset, il nome ML era conosciutissimo dai clienti e molto amato dai clienti italiani, ma in questo caso sarà possibile capire qual è il concetto e la filosofia che c'è dentro le nostre automobili. Per noi Mercedes sta cambiando un po' pelle, nel senso che il suo modo di costruire l'automobile, il suo modo di realizzarla e la connettività vanno verso un ringiovanimento del nostro marchio e con il chiaro obiettivo di piacere anche ai figli dei nostri clienti e non soltanto ai nostri clienti tradizionali. E quindi questo va tutto in questa direzione per quello che noi definiamo il modo interno, il modern luxury, quindi l'interpretazione del lusso in un modo più moderno, ma direi anche molto più etico. Nel frontale si mostra molto aggressiva e simile alla ben più piccola GLA, con fari full LED tridimensionali e una linea di cintura alta, sorretta da ruote letteralmente enormi, con un diametro che può arrivare fino a 22 polli. L'abitacolo della GLE Coupé si rivela molto compatto ed avvolgente, una specie di concentrato delle migliori soluzioni proposte dall'attuale produzione Mercedes. Sul tunnel centrale spicca l'affascinante e tecnologico pad del Command Controller. La GLE Coupé mette a disposizione ben 5 posti a sedere con una capacità di carico del bagagliaio di 1650 litri nel caso in cui si viaggi soltanto in due. La versione di accesso alla gamma è la GLE 350 di 4MATIC Coupé, l'unica versione a gasolio, equipaggiata con un 3000 V6 turbo diesel da 258 cavalli e 620 Nm. A seguire la 400 4MATIC Coupé con il 3000 V6 biturbo a benzina da 333 cavalli e 480 Nm. Ma sul gradino più alto della gamma posiziona la versione AMG 4MATIC con il suo 3000 V6 biturbo a benzina, cavalli ne ha ben 367 e una coppia massima di 520 Nm. Vista la categoria di vettura, sono offerti rigorosamente di serie alcuni equipaggiamenti importanti, come il Dynamic Select, che consente al guidatore di selezionare la modalità di guida prescelta tra i settaggi Individual, Comfort, Sleeperly, Sport e Sport Plus, e arriva anche il cambio automatico a 9 marce, 9 G-Tronic. Tra gli optional, il sistema Command Online, con schermo da 8 pollici, riconoscimento segnali stradali e allerta senso di marcia errata, oltre alla possibilità di personalizzare la propria GLE Coupé, scegliendo fra ben 11 vernici disponibili, tra cui le tinte speciali bianco diamante e rosso giacinto metallizzato. Beh, diciamo che la nostra gamma di SUV parte dai circa 35.000 euro, e mi definisco il prezzo medio della nostra GLA e la GLA Enduro, per arrivare a sfiorare quasi 200.000 euro con il nostro top di gamma, con le versioni top della nostra classe G. Ecco, in questo range di prezzo c'è la possibilità di trovare sicuramente il SUV che fa più per il nostro specifico cliente.
ma con la stessa identica filosofia, con la nostra stessa identica tecnologia della trazione integrale, che si chiama 4MATIC. Perché questo vuol dire 4MATIC per noi sono differenziali, tre differenziali nel caso della maggioranza dei modelli 4MATIC e l'emulazione del blocco del differenziale attraverso cui possiamo scrivere. Questo significa, in parole povere, comprensibili per tutti, che c'è sempre quantomeno anche una ruota che ha la trazione per permettervi di uscire dalle situazioni più impegnative. La Liguria è famosa per le sue coste meravigliose, il mare azzurro spazzato dal maestrale e le lunghe spiagge e stabilimenti lungomare con ristorantini eleganti. A pochi chilometri dal mare, la Liguria svela un altro aspetto, forse meno conosciuto. Segnata dai profili montuosi dell'Appennino Ligure e in lontananza dai contrafforti delle Alpi occidentali, percorsa da profonde valli dove l'abbondanza d'acqua fa crescere rigogliosa qualsiasi pianta, ciliegie selvatiche e alberi da frutta in quantità, la Liguria è anche la regione dove gli ulivi ammantano i colli costieri, rubando alle ripide pendici terra vitale per la produzione del pregiato olio extravergine d'oliva. E nella sconfinata distesa di boschi e oliveti scopriamo che la coltivazione della lavanda, anche qui come in Provenza, è un'antica tradizione. La Valle Argentina inizia ad Arma di Taggia, siamo quasi al confine con la Francia. Da Milano-Torino dal sud le principali autostrade convergono, tutte sulla A10. Qualche centinaio di chilometri che hanno esaltato le caratteristiche della Peugeot 2008, un'automobile di successo in Italia come nel mondo per le sue grandi qualità. Ha l'abilità giusta per la famiglia grazie agli interni e al bagagliaio spaziosi, accoglienti e funzionali. È estate, c'è aria di vacanze, è tempo di partire. Peugeot 2008 offre il comfort di viaggio delle grandi berline monovolume, ma in dimensioni così compatte che le permettono di esplorare con agilità gli sperduti paesini dell'entroterra Ligure, nell'incantata Valle Argentina, dove siamo andati per questo itinerario con la 2008, equipaggiata con il motore Blue HD da 120 cavalli. È un motore Euro 6 con emissioni di soli 96 grammi per chilometro, un valore che sottolinea la sua parsimoniosa dote di consumo di 3,7 litri per 100 chilometri. E con prestazioni esuberanti grazie a 120 cavalli, trasmessi alle ruote anteriori equipaggiate con cerchi da 17 pollici, anche attraverso il grip control, il dispositivo che fa diventare la 2008 una tuttoterreno. Una grande meccanica per la 2008 che al suo interno è arredata con uno stile molto francese di lusso sussurrato in cui i dettagli si uniscono con materiali e finiture eleganti alla plancia con l'eye cockpit per una migliore visuale durante la guida.
qui nella Valle Argentina, dove le strade sono davvero strette, tortuose, contornanti, curve e controcurve, meccanica, trasmissione e arredamento, completo del tetto panoramico, fanno apprezzare la nuova visione, ora davvero d'insieme, della strada. Arrivare a Badalucco, Molini di Triora e infine proprio Triora, la capitale delle streghe, è allora davvero una passeggiata. Dei convegni notturni e dei tanti processi per stregoneria in tutti questi luoghi rimane testimonianza nel Museo delle Streghe. Se cercate un buon motivo per visitare le Dolomiti, non c'è che l'imbarazzo della scelta. A partire da panorami mozzafiato e da paesaggi caratteristici che entrano negli occhi e vi rimangono impressi indelebili proprio come fotografie, durante le escursioni a piedi o in bicicletta, oppure percorrendo le strade di montagna a bordo di una Citroën C4 Cactus, dal cui tetto panoramico non si perde neppure una delle infinite cime che svettano verso il cielo, bucando l'orizzonte a 360 gradi. Citroën Cactus si armonizza istintivamente con il paesaggio per le sue superfici essenziali e lisce, non invadenti, e i volumi fluidi che allontanano qualsiasi idea di aggressività. E all'interno, protetti dagli air bump, tanto spazio utile ricavato integrando gli airbag nel padiglione. Qualunque sia il motore Euro 6 scelto, Blue HD o PureTech 3 cilindri, la Citroën Cactus si arrampica agilmente sui tornanti verso Passo Gardena o Passo di Campolongo e scivola lungo la panoramica per Valparola, dove abbandonare la Cactus per un calesse trainato da cavalli avellinesi sembra quasi un tradimento. Con le sue 100.000 unità già vendute, Citroën C4 Cactus è pronta ad emozionarsi con voi in qualunque viaggio di scoperta e di avventura.